Il grande Nicolin Joe è nato già con un cognome che ha programmato la sua esistenza. Dunque ha dato gioia, risate profonde che erano oasi di speranza in un paese che viveva il suo crepuscolo o il suo buio più profondo dal punto di vista politico, artistico. E dunque vedere lui avendo lui la capacità di farti dimenticare questa realtà che era molto pesante da digerire e anche da viverla, è uno dei più grandi servizi che un cittadino di grande talento può fare alla comunità di un popolo, di un paese, che con lui viveva un'altra esistenza. In questo senso il suo aspetto bonaccione, il suo modo così naturale di rapirti, diciamo, lui era un grande rapinatore d'anime e di cuori, era una cosa fantastica, tutti nel loro io più profondo, nel loro inconscio, forse vedendo i suoi film, le sue recite, pensavano prima o poi che lui è anche mio zio, anche mio padre, anche il mio carissimo amico. Dunque, irradiava amicizia e, cosa che è caratteristica per i grandi e irripetibili talenti come era lui, lo sentivi come uno di casa tua, uno che apparteneva anche a te, questa ispirazione, ma anche questa tentazione di sentirlo come tuo, come della tua famiglia, è una cosa che succede una volta in 100 anni. Diciamo. Io questa è la sensazione più profonda che ho provato conoscendo, vedendolo e ammirandolo. Ti ringrazio molto e al più presto ti aspettiamo in Italia.